parlavi dello spaesamento dello spettatore, che è stato anche il tuo spaesamento notturno, immagino, no? Totalmente, sì. E con Segovia, forse Segovia, in quei momenti di spaesamento che cosa facevi? Chiamavi Roma, chiamavi... Cosa accadeva? Perché intanto ho avuto delle persone che sono state vicino in maniera commovente, da Donatella, che è la mia produttrice, Donatella Palermo, qui vedo in sala qualche parte, Paola Malanga, Gabriele, dove siete? Ecco, qui sono lì, e che mi ha dato la forza, la distanza proprio di andare avanti, perché le difficoltà erano immense, per i permessi, per i movimenti, per andare da un luogo all'altro, per a volte la brutalità anche dei luoghi, abbiamo rischiato molte volte di essere rapiti, e lì in territorio dove diventavi immediatamente bersaglio, e ti muovevi da una storia all'altra, dove a volte devi prendere un aereo per andare un'altra parte, a volte 3 giorni di macchina per muoverti, non sapere poi cosa incontrare, attraverso le milizie abbiamo fatto questi spostamenti, che ti dovevi fidare di quelli che combattevano, fino a un certo punto ci arrivi con questa milizia, dopo un altro punto ti consegnano con l'altra milizia. Erano in questi posti, poi io ho bisogno di tempo per girare, perché non riesco ad arrivare immediatamente a trovare. Quindi io mi sono sentito il tempo, ed era difficile staccarsi da queste persone che devo, tra virgolette, proteggere. E quindi per trovare l'intimità e per trovare quel rapporto unico. Però quindi il tempo è stato fondamentale. Però spesso dovevo lasciare una storia, perché diventava pericoloso essere in un luogo e poi dopo tornarci dopo 3 mesi, dopo 2 mesi. La cosa che ho spesso fondamentale sia stata girare senza ciprese per i miei mesi, perché lì si è creato un rapporto di fiducia molto forte con queste persone che ho incontrato in maniera totalmente casuale. Io ho creato, si vede in quella mappa lì, degli assoluti, dei luoghi importanti dove delle cose importanti erano accadute e sono quindi insegnate. Da lì non vedete nulla, però insomma. Però una volta che questi assoluti, non so, dove erano state rapite 5.000 donne, gli esili, sono quei cerchi, i confini, okay. E quindi all'interno poi di questi luoghi devo trovare delle persone, degli incontri, per far sì che poi queste persone diventassero la storia del film. E a volte questi incontri erano del tutto casuali, duravano pochissimo. Poi l'ho ospitato a casa loro, raccontavo quello che volevo fare, e poi dicevo, torniamo non so quando, tra 6 mesi, tra 1 anno, tra 2 mesi. E quando tornavo c'era un segno di profonda gratitudine, perché dicevo, allora ti interessa realmente raccontare la mia storia. E quindi quel ritorno, quell'incontro successivo è stato fondamentale per creare un senso profondo di fiducia reciproca. E una volta che ho avuto queste 8, 9, 10 storie di luoghi, di situazioni, di personaggi, ho iniziato a girare. E per girare sono stati 3 anni di avanti e indietro con la storia e l'altra. È stato un anno molto difficile questo di seguire il film notturno. È stato più faticoso, penso, quest'anno che i 3 anni che ho passato girando il film. Perché era da Venezia, che quindi un anno, il film è stato... vari festival, varie situazioni, però purtroppo quasi sempre in una situazione di Zoom, quindi molto difficile è stato parlare del film costantemente. C'è stata la cosa degli Oscar, la campagna degli Oscar, ed è stato difficile portare il film in giro per il mondo stando nella mia stanza a Roma, è stato veramente frustrante questo. Adesso infatti queste nuove cose a Parigi, è uscito il film in Francia, sono stato 2 settimane a promuovere il film nel cinema e abbiamo fatto una decina di avant-première, ed è stato meraviglioso vedere di nuovo il film dove appartiene, che purtroppo è in una sala cinematografica. Io penso che tutti quelli che abbiano visto il film in un iPad o in una
persona ha detto, ho visto il tuo film, io subito, dove l'hai visto? Nel telefonino, sul telefonino, mi ha detto, e poi, ma sai, non è importante, l'importante è la distanza, sì, d'accordo, però non è tanto la distanza, è tutto quello che è attorno a questo telefonino, no? Che ti distacca, sicuramente il buio, non eri sotto le coperte, il buio. Anche perché a Franco c'è un lavoro in notturno, l'avete visto, un lavoro fotografico, non solo fotografico, veramente di alto, altissimo livello. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, ma questo... Anche lì tante mazzate. Sì, in agio.